Un'evidente sconfitta per il governo e per la maggioranza. Guardi, io mi sono permesso di portare qui tutti gli emendamenti che hanno presentato. Quante pagine sono? Sono un migliaio di pagine, questo è il decreto legge. Questo è il decreto legge che sono 30 pagine. Questi sono gli emendamenti che sono un migliaio di pagine. Per cui si rende conto che è una grande sconfitta e perde l'autorevolezza di chi ha proposto questi emendamenti. Lei si immagini un presidente della Commissione Bilancio, io appartengo alla Commissione Bilancio di un po' di anni fa, Andreatta, che veniva bocciato in aula, si rende conto che siamo alla totale scarsa autorevolezza di chi rappresenta le istituzioni oggi in questo Parlamento. Guardi, più che mi permetta di dire, anche noi come opposizione, noi come Forza Italia abbiamo presentato un emendamento sulle certificazioni delle imprese edili, sì, praticamente le famose SOA, sono tutte in scadenza. Siccome negli ultimi 5 anni in Italia non ci sono stati appalti pubblici, costruzione di autostrade, costruzione di ponti, centinaia e centinaia di aziende perderanno la loro certificazione e sono danni incredibili a favore di aziende che hanno lavorato all'estero. Quindi siamo nel paradosso che un governo sovrano nazionalista, invece di aiutare le aziende italiane, aiuterà e contribuirà a sostenere le aziende italiane che però lavorano all'estero. Questi sono i paradossi di una maggioranza che è ormai nell'avanspettacolo. E tenga presente che il Presidente della Repubblica, io non so se è intervenuto, ma immagino, è intervenuto perché c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale negli scorsi anni, che poi lo diceva al governo, raccomandava al governo, al Parlamento, di non fare provvedimenti omnibus. Che era una vecchia consuetudine non particolarmente apprezzabile politicamente in generale, ma c'è qualcosa che salva, abbiamo sentito prima Laura Cannavò, anche il servizio di Fabrizio Summonte, all'interno di questo decreto, al di là del ravvedimento diciamo operoso sulla tassazione, sugli enti no profit, sul terzo settore, c'è qualche cos'altro che secondo lei è positivo pur essendo all'opposizione, Saccone? Ma guardi, innanzitutto anch'io ribadisco che il discorso della tassazione sulle associazioni no profit è un importante provvedimento che hanno recuperato questa maggioranza. Mi perdoni di parlare anche delle trivelle. Cioè, lei si rende conto che stiamo dando un'immagine devastante del paese? Lo ha detto Garavaglia, vice ministro della Lega, ha detto che il messaggio che stiamo dando è che questo non è un paese serio, per cui tu contrai con lo Stato un impegno, un contratto, arriva una nuova maggioranza e ti cancella tutto. Mi corregga senatore, è previsto uno stop di 18 mesi, no? È previsto uno stop, una moratoria di 18 mesi, mi perdoni, nessuno parla che tutti quanti noi, io e lei, pagheremo insieme a tutti i cittadini italiani un risarcimento danni pari a 400 milioni di euro in 10 anni. Perché quando tu vai a rompere un contratto che ha preso il governo, lo Stato, quindi tutti quanti noi, tu devi pagare i danni. Noi, nessuno ne parla, io stando in Commissione Bilancio l'ho denunciato, ogni anno pagheremo 40 milioni di euro di indennizzo. Gratis, come dire. Prego? Di indennizzo alle società interessate. Cioè una roba pazzesca e con un danno d'immagine. Pensi lei quelli che vogliono venire in Italia a investire? Temono o temeranno che comunque se dovesse cambiare la compagine governativa decadono i diritti acquisiti.